Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, oggi è una giornata normale a casa. Sono qui accanto a Sofia, la vedete qui, che sta giocando con la sua casetta. Oggi viene nonna Franci e la zia Ile, vero? Sì! Allora, ciao ragazze! Sì. Benvenuti in questo nuovo video! Ciao! Allora, la mamma sta preparando il pranzo. Lo sai cosa prepariamo oggi? Allora, prepariamo la pasta alla carbonara, ok? E poi facciamo delle patate al forno, che sono una mia specialità, mi vengono buonissime. A me piacciono da morire. E per la pupa facciamo la pastina col brodino di zucca, che ne avevo un vasetto. Anche a me è fame. Hai fame? E tu hai mangiato adesso il pan carré con la Nutella, quindi non è vero che hai fame. E quindi per lei avevo appunto dei vasettini congelati di brodino di zucca che ho fatto l'altra volta, e quindi per lei va bene questo. E niente, appena arriva mia mamma dovrei scendere un attimino al conato perché vorrei prendere un po' di salumi, di formaggi, quindi non appena arriva, sono tipo quasi le 11, non appena arriva io scendo e la lascio a casa tranquilla, nemmeno per farla, insomma, sudare, insomma, cerco di tenerla in casa. Niente, allora, doveva mettere pioggia, ma non se ne parla. Continua ad esserci belle giornate. Fortunatamente dentro casa si sta un pochino meglio, ma insomma. Comunque, sto facendo delle lavate con dei nuovi ammorbidenti della Lenor che ho trovato. Adesso ve li faccio vedere, anzi vi porto qui che c'è più luce e riuscite a vederli meglio. Aspettate che li prendo. Ok, eccomi. Allora, ho preso questo qui. Ieri sono andata appunto a fare il rifornimento di detersivi e ho già adocchiato da qualche tempo questi due nuovi ammorbidenti della Lenor. Sono questo qui, Lenor Fragranza Capri, fresca brezza di capri. Qui, che mi piace tantissimo, però appunto lo devo ancora provare, lo sto utilizzando con degli accappatoi che sto appunto lavando. E poi questo qui ho preso, ce n'era anche uno giallo che non ricordo come si chiamava di preciso la profumazione, però non mi piaceva tanto, però ho acquistato questi due, quindi anche questo qui è fioritura primaverile di Portofino, però devo dire che tra i due forse preferisco più questo, però devo vedere appunto come si comportano sui indumenti, quindi adesso vediamo. Insomma, lei sta giocando qui con la casetta delle bambole nel frattempo. Eccola qui. Che bella questa casetta. Chi te l'ha regalata? Papà. Papà. La mamma no? La mamma no, vero? Solo papà. Comunque è troppo troppo carina. Questa qui, ragazze, è la Kid Craft. Noi l'abbiamo acquistata su Amazon. Era anche in offerta quando l'abbiamo acquistata, però ovviamente costano sempre un bel po'. Allora, qui c'è la cameretta, è tutto legno. Qui c'è la cameretta delle bimbe, lì ci sono le scale con il salottino, tutti gli accessori erano compresi nella casetta. Lì c'è il bagno, lì c'è tipo un piccolo salotto dove va il tavolino e la sedia. Questa qui è una macchinina. Di Christian, è vero, l'altra volta è venuto un suo amichetto e ha dimenticato la macchinina, ma la dobbiamo restituire a Christian. Quindi, e poi qui c'è l'entrata dove c'è appunto la porticina, lo slime. Adesso lo prendiamo. Quindi questa qui è la casetta che abbiamo regalato a Sofì, tra l'altro è il mio sogno da bambina. Lo sai che la mamma la voleva da piccola?
La mamma la sognava una casa così. No, perché è mio. Ma questa è tua, vero? Guarda un buco. Guarda un buco. Che cosa? Guarda un buco. Vabbè, quella è per fissarla al muro, amore. Capito? Dai, prendi lo slime. Andiamo a prendere lo slime. Ragazze, buongiorno. Allora, oggi è sabato 26 settembre. Praticamente volevo farvi vedere delle cose, perché sapete che ho acquistato spesso su Shein, non so come sia la pronuncia corretta, comunque. Questa volta invece ho avviato una collaborazione appunto con questa azienda e ho scelto dei vestiti che appunto volevo farvi vedere. Allora, vi faccio vedere la prima cosa che ho scelto che mi serviva. Allora, ho scelto questa tuta. Adesso vi faccio vedere anche il sotto. Allora, questo qui è il sotto della tuta, molto molto comoda. Allora, abbiamo questo pantalone con praticamente i polsini. Ecco qui la pupa. Ci stavamo preparando in realtà per uscire. Poi l'elastico in vita. No, no, amore, non saltare perché sul letto, perché cade la fotocamera. L'elastico in vita. Questa maglia sopra, che praticamente puoi mettere fuori ma anche dentro. Io mi trovo molto bene, molto comoda dentro. Molto larga di qua, vedete, è molto abbondante, è strettina dalle braccia, quindi veramente comoda, mi piace tantissimo. Questa qui è la taglia S e mi piace veramente tanto. Passiamo al prossimo capo, questo maglione con l'orlo praticamente arricciato. Allora, è molto molto carino, mi piace molto, tra l'altro è proprio il mio stile. Allora, devo dire che è un pochino trasparente, infatti ho dovuto mettere il toppino sotto. Questo qui è il colore, beige, in taglia S. Mi va perfettamente, quindi molto molto carino. Delicato, ci sono anche in altre tonalità di colore, io ho scelto questa qui. Maglione con le costine strutturate e poi abbiamo la manica appunto a lanterna, quindi così, faccio vedere, corto, e anche questa cintura nera con gli anelli dove ci sono inserite delle perline, quindi questo qui molto molto carino. Allora, questo qui è in taglia XS, quindi c'era anche la S, ma io ho pensato che fosse appunto molto abbondante e ho scelto la taglia XS. Veste comunque bene, quindi per quanto appunto è la taglia, veste, quindi veste giusto, preciso. Poi, ragazzi, ho scelto questo bianco, faccio vedere, con questi bottoni qui dorati e la cintura, quindi che potete praticamente allacciare. Vi faccio vedere come viene abbottonato. Questo qui, ragazzi, è una taglia XS. Ovviamente l'ho provato con il maglione sotto e tira un pochino. Penso che vada con un maglione un po' meno ingombrante. Con degli stivaletti, secondo me starà molto molto grazioso. Poi
per restare sempre in casa avevo bisogno di una vestaglina leggerina, carina, e ho scelto questa qui. Allora, ho scelto questa qui con questo merletto troppo carino. Adesso vi faccio vedere, vabbè, lo provo sul maglione, ma è per darvi comunque un'idea. Allora, questa qui con queste manichette molto molto carine. Il maglione non è proprio indicato, però vabbè. Vi do un'idea un attimino di questa vestaglietta, perché ogni volta con i pigiami leggeri, corti, non ho appunto una vestaglietta da mettermi sopra, da abbinare, rosa, poi la volevo, l'avevo bianca in casa, ma non mi piace più rosa, e quindi ho scelto appunto questa qui. Questa qui è la taglia, vi dico subito, questa è la taglia 'S'. Sì, 'S'. E poi infine, ragazzi, ho scelto un altro maglione lungo, però ad abitino, adesso vi faccio vedere. Ok, ho scelto questo vestitino, ragazze. Questo qui è un maglione lungo, vi faccio vedere, a cui ho abbinato anche qui appunto la cinta. Questo qui lo potete mettere con un leggings sotto, con le calze, con un paio di stivaletti magari più altini qui, quelli neri che ho io, che ho messo l'anno scorso per Natale. Quindi questo qui. Allora, questo è molto abbondante. Di questo però era disponibile dalla taglia S in su. Infatti ho preso la taglia S, ma penso che la XS non sarebbe nemmeno stata male. Insomma, molto caldo per il periodo appunto invernale, per chi sopporta appunto il maglione col collo alto. Io li sopporto tranquillamente, non mi danno fastidio. Ma ci sono anche senza il collo alto, quindi anche rotondi, insomma ne ho visti di molti. Qui sono appunto i vestiti che ho scelto tramite questa collaborazione. Vi lascio un codice sconto che potete utilizzare sul sito, su ordini superiori a 39 euro. Il codice è questo qui che vi scrivo qui, e vi dà diritto al 15% di sconto di ogni singolo capo che ho scelto. Vi lascio il link appunto in descrizione, che mi ha fornito appunto l'azienda. Quindi questi qui sono appunto gli indumenti che ho scelto. Adesso vado a cambiarmi, che sto già morendo di caldo, vado a mettermi una magliettina più leggera e scendo, che devo andare appunto da mia mamma oggi. Quindi vado. Ooh, 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 ooh. Moments aren't ghosts in my mind, but they're bright and blue, and blue, and blue. Just leave it, but I can't help it. Instead,
was on fire. No eyes ever watched. Now you're searching for a different kind of high. Getting drunk on somebody. Thinking about you, think lines about me. Guarda l'arcobaleno. Ragazze, allora domenica 27 settembre noi stiamo facendo un'uscita. Adesso qui piove, c'era anche l'arcobaleno. È bellissimo. Adesso vi salutiamo e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un nuovo video. Bravo. Ciao.